Signore e signori, buongiorno, benvenuti, sono Marco. 30 aprile 2023, chiudiamo il mese col botto. Come dico io, col botto con la B maiuscola. Allora, oggi siamo qua in via Gottardo 10 per questa gara, la penultima gara del campionato per quanto riguarda la seconda categoria. Oggi, ciao, oggi ospitiamo gli amici neri del Sur Sul Corda. Nero verdi. Nero verdi, ecco. Sì, è meglio, noi amici neri non ne abbiamo. Scherziamo naturalmente, allora partiamo un attimo insomma. Il cronometro. Scherziamo insomma. Vediamo un attimino, il direttore di gara sta controllando. E non scherziamo neanche tanto. Controllando tutto. Siamo pronti per partire, alteriamo i cronometri. Ecco che tutto pronto, ancora un attimino poi continuerò al... Si fischia e si parte, via! Allora, come dicevo, come ospitiamo gli amici neri del Sursum con leggere bande verdi e quindi come faccio sempre, come farò sempre finché camera e finché salute mi assiste, saluto tutta la società Sursum Corda, saluto il presidente, il direttore sportivo, il direttore generale, saluto la panchina, il mister, i dirigenti, i ragazzi, eccoli qua, fantastici, tanti, e i tifosi del Sursum che stanno ancora entrando, e saluto i tifosi del Rebaudengo, sulle mani, una mano sola, due, tre, quattro, e la cinque, spettacolo. Oggi al VAR avremo, come forse avete già percepito, Cristian Pasquero! E quindi buon divertimento che vinca lo sport, penultima gara del campionato di seconda categoria. A breve poi la formazione, La palla ancora sulla destra per Nezza. Nezza prova a lanciare dritto per Bamba, Bamba! Uno contro uno, Bamba! Si allarga forse un po' troppo. Tagliani, tiro! La palla esce di poco! Ed ecco la formazione di oggi della squadra dei bianchi, la squadra del Gar Rebaudengo di mister Massimo Masinari. Eccolo là, la panchina del Rebaudengo, sulla destra c'è mister, poi vediamo Alberto Messa e qua Walter, il nostro dirigente guardaline. Allora, col numero 1 il vice capitano Barbieri, numero 2 Nezza, numero 3 Tajani, numero 4 Falla, numero 5 Messa, il nostro capitano, numero 6 Sordello, numero 7 Aguda, numero 8 Faruku, numero 9 Camara, numero 10 Bamba, numero 11 Ibra. In panchina numero 12 Vainella, numero 13 Idris, numero 14 Piras, numero 16 Lam, numero 17 Turletti, numero 18 Paun, numero 19 Battista, numero 20 Greco. E come dico sempre, buon divertimento che vinca lo sport, sempre canali YouTube. Quarto minuto, sempre reti bianche, ecco che Federico Messa libera questa azione, la palla in due qui ai reci del Sursus, ancora il numero 7, attenzione al limite dell'aria, libera la difesa del Rebaudengo, ancora la palla conquistata dagli amici del Sursus, la palla ancora sulla sinistra per il numero 10 e la palla termina fuori. 30 aprile quindi 2023, ancora la curva sud, eccola qua, la curva nord, abbiamo visto tantissima gente ancora, sta ancora comunque ancora entrando gente. Penultima gara del campionato di seconda categoria, girone D, e quindi una gara anche questa molto ma molto importante per il gruppo di mister Massimo Masinari. Manca soltanto il nostro amico Dumbi, eccolo qua, che oggi è squalificato, quindi vive nervosamente questa partita a bordo campo. Un turno di squalifica per il nostro amico. Palla lunga su Ibra, termina bene la difesa, ancora la palla sulla sinistra, due tempi da 45 come i grandi, come le grandi squadre, e le grandi squadre sono qua in via Gottardo 10. Abbiamo detto al VAR oggi Cristian Pasquero, che per il momento sta controllando che tutto sia a posto, anche dai suoi monitor tutti quanti belli e lucidi per questa gara. Chiediamo scusa agli amici del palo, delle traverse, delle reti, ma è così, dobbiamo abituarci
questa giornata freddina, eh? Saremo sui 17 gradi, 16 gradi forse, anche meno. Piobbe fino a qualche istante fa e adesso per fortuna non piobbe più, quindi speriamo, abbiamo l'ombrello comunque. Palla lunga su Tagliani, bello lo stop che a seguire per Bamba, parte ancora Tagliani sulla fascia sinistra, uno contro uno, ma trova una torre, mamma mia, a contrastarlo e la palla termina a fondo campo. Ancora Tagliani sulla sinistra, tamponato dall'amico numero 3 del Fursus e quindi punizione. Siamo adesso al minuto 7:00 primo tempo, ecco che stanno ancora entrando altri ragazzi, la curva del... c'è anche un signore che c'ha il kiwi, bellissimo, coloratissimo, guardate che bel kiwi che c'ha il signore là in fondo. Punizione, va Tagliani col suo sinistro, siamo adesso al minuto 7, vediamo un pochettino cosa combina il Rebaudengo, parte la punizione, bello sul secondo palo, tiro, porco boia, chi l'ha colpito? Ibra, di testa la palla è uscita, porco boia 1. E quindi la prima bella azione del Rebaudengo, cross perfetto di Tagliani, incornata stupenda di Ibra e la palla è terminata di poco alla sinistra del portiere, ancora Bamba, uno contro uno, Ibra mette il piede al difensore e calcio d'angolo va Tagliani col suo sinistro, quindi sarà un cross a uscire. Sei felice per l'Inter? Sì, fioccano i commenti qua sulle tribune del Rebaudengo, via Gottardo 10, ragazzi miei, avete fatto male non venire, io ho scritto i prossimi impegni sui social, ma voi non avete seguito il mio consiglio, state a casa, fate bene, ammazzatevi con la televisione, con la PlayStation, con le sigarette, con le cose che fanno male. Parte il calcio d'angolo sul secondo palo, la difesa libera, ancora buon tiro di Covoia del numero 2, Nezza, la palla esce. E lì a fianco a Vainella. Prenderà la gara, abbiamo forse qualche problema perché vedo che si stanno riscaldando due ragazzi. Entra Paun. Dalla panchina ci dicono che a breve entrerà Paun perché vediamo che Ibra risente di una botta, era già in difficoltà. Eccolo qua, il primo cambio. Dopo quanto? Dopo 10 minuti esce Ibra, eccolo qua. Non ce la fa, aveva già problemi a un ginocchio sinistro. E adesso fa segno, avete visto? Ho preso la botta lì e adesso mi fa male. Quindi entra al minuto 10 Paun col numero 18. Iniziamo già con qualcosa che non va e quindi entra Paun ed esce Ibra. Tutto di nuovo bene. Urco boia, che bel calcio d'angolo! Hai ancora la palla sulla destra, Nezza controlla bene, fallo! L'arbitro vede bene e non punisce. Undicesimo, quindi punizione per il fallo su Nezza, ancora Tagliani col suo sinistro ad entrare, al momento la squadra del Rebaudengo sta prendendo possesso del centrocampo, quindi tre in barriera, vediamo un pochettino come si organizza la squadra del Rebaudengo. Urco boia, era diretto in porta, il portiere ha chiamato la palla ma è intervenuto poi il difensore. Libera ancora stento il Sursum, provo col numero 7 Aguda, la palla ancora recuperata dal nostro amico capitano Federico Mesta, mannaggia, non ci voleva sta tegola del nostro bomber Ibra. Con tutta la calma olimpica il portiere del Sursus rinvia la palla, libera poi Camara col numero 8 Faruku, oggi i numeri saranno il mio problema, anche i cognomi, come sempre. Ancora Nezza, lascio a te, attenzione, rimpallo, ancora Messa, via alla viva il parroco, in laterale. E ne approfittiamo sempre, perché oggi è domenica, ma non c'entra domenica, sabato, salutare tutti i parroci, come sempre. Salutiamo i parroci di tutta Italia, isole comprese. Paun si allunga la palla. 12esimo 0-0, bella partita, sentite, perché entrambe le squadre hanno bisogno di punti, quella è direttamente fuori e quindi ognuno sogna di portare a casa qualche punticino, lo sogniamo anche noi del Rebaudengo. La palla recuperata dal numero 9 Camara, recupera palla a falla, ancora la palla sulla sinistra per Tagliani che lascia scivolare ma il campo finisce prima di lui. Fallo sull'amico del Sursum, punizione,
Siamo adesso al minuto 14, un altro fallo fischiato contro il primo fallo fischiato contro il Rebaudengo, va Federico Messa a fare due parole col direttore di gara. Ammonito, giusto? Vedo bene? Perfetto, ammonito per proteste, perfetto, le cose che piacciono a me, fallo. Perfetto, le cose che piacciono a me a farsi ammonire per le proteste, guardate, è una cosa che veramente mi rende nervosissimo. Vabbè, punizione e ammonizione, quindi porca boia, queste cose veramente. Va un sinistro, vediamo se tira o no l'amico del Sursus, che poi è Sursum, chiedo scusa, la palla esce abbondante. Bamba, l'arbitro fa continuare, qualche protesta. Aguda, lancio lungo su Paun. E la palla recuperata dal portiere del Sursum. Sempre 0-0, ventesimo. Siamo quasi al primo quarto di gara. È andato via come il vento, come il freddo che c'è oggi qua sulle tribune del Rebaudengo. Ancora qualche metro e via. Sordello tocca. E la palla ancora su Sursum. Secondo me l'ha toccata invece. Si è sentito il rumore. Bravo, come anche telettore. Il VAR c'è, l'occhio clinico, l'occhio vigile del nostro Cristian Pasquero. Ragazzi, non dovete mettere in dubbio il VAR, perché qua è sicuro al 100%. Via Federico Messa, un campanile, la palla termina in laterale. Ancora sulla fascia sinistra del Sursum, che è quella che preferisce. Eccolo lì il capitano del Sursum, salutiamo con affetto anche il capitano del Sursum, eccolo qua col numero 10, penso. Sì, 10, no, 20. 20. No, 20. Ma 20 sul pantaloncino può essere anche sulla maglia? Sì. Sai che a volte uno mette il pantaloncino? No, è infatti al numero 8, credo. Quindi ci induce in dubbi. Attenzione, il numero 10 entra in aria, cross deviato. Libera di nuovo Messa, la palla va a finire a casa vostra. Attenzione, chiudete le finestre, ragazzi, che arriva il pallone. Quindi la palla termina fuori. Rimessa laterale del numero 2. Ancora Aguda, libera anche lui, come capita. Ancora il numero 3 va a chiudere. Va adesso il numero 8, Faruku, che torna dopo un periodo di assenza. Anche lui, il problema... Ai caboia, si addormenta Aguda, Aguda. Era Camara? No, il numero 8 è Faruku. Camara il 9. Camara il 9. Sì, no, era il 9 impossibile. Ah. Ancora Bamba sulla sinistra, prova a lanciare Tajani, parte il cross, attenzione, ed è bravo il difensore, tuffo d'angelo, in calcio d'angolo. Sì, piedino caldo, bravo questo giocatore, mi piace. Calcio d'angolo, quindi siamo adesso al minuto 18, sempre reti bianche come le maglie del Rebaudengo. Guardate come il clima è teso qua sulle tribune del Rebaudengo, stanno ancora entrando. Parte il calcio d'angolo, tocca fallo, orco boia, e sul palo c'era l'amico del difensore, ecco il numero 9. Comunque il capitano del Sursum, cioè il pantaloncino numero 20 e la maglia numero 8, quindi lo salutiamo con affetto a lui, a tutta la società, ai tifosi e anche naturalmente a tutta la squadra. Paun è entrato a freddo qualche istante fa. Ecco il capitano che lancia bene sul numero 10, va a chiudere Sordello e la palla termina a fondo campo. Paun prova a partire sul biario di sinistra, di destra, ancora Pau, ancora Bamba, prova il tiro! Attenzione! Gol! Minuto 19, Paun! Sotto la curva, anzi sotto la panchina del Rebaudengo. Bello, 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 un felino, il nostro Paun. Allora, il tiro di chi è stato? Di Bamba? Tiro di Bamba, respinta corda del portiere, si è avventato Paun. Un felino, un fulmine, il nostro Paun. Sbaglia il secondo gol in campionato dopo. Non bisogna essere ripetitivi. Dopo l'Accademia. Giusto, può essere. Può essere, sì. Ecco.
quindi 1-0, un gol fantastico, un tiro, una saetta di Bamba e poi il fulmine chiamato Paun ha gonfiato la rete. Bianca palla per il Reba Odengo, attenzione, il direttore di gara vuole che tutti si seggano, perché devono essere comodi, che devono essere comodi, non devono fumare, devono mangiare cose buone, come dice mio amico Cristian Pasquero, mi raccomando, lui segue alla lettera i miei consigli, quindi non fumate durante questa gara e dopo. Io bravo, fa bene, frutta, frullato. E anche, naturalmente dovete anche dopo, anche quando smettete di vedere il nostro video, dovete mangiare seguire, dovete fare le stesse regole. Va il numero 9, Matteo prova a chiudere, attenzione, questo ragazzo è bravo, crate un cross, falla. Perché? E quindi rigore, retropassaggio di falla e forse Nezza ha toccato la palla e gol, è rigore. Palo e gol, minuto 22. E quindi 1-1, mannaggia, dopo il grande gol di Paun, il pareggio su fallo di mano del nostro amico Nezza. Ancora la palla su Paun. Paun. Fallo su Paun, punizione. Peccato perché veramente il retropassaggio di falla era l'idea era giusta, solo che era corto e quindi rigore. Entrato bene però Paun. Sì, è entrato bene Paun e punizione adesso. Punizione quindi per il fallo su Paun, siamo adesso al minuto 24, mannaggia, va adesso, non so se va il difensore sulla porta, ancora penso che era ancora la palla messa a fallo, recupera la palla ancora il Sursum, quindi 1-1, durato poco il vantaggio del Reba Odengo, ancora Paun che prova a disturbare, la palla su Aguda, la palla aperta sempre qua sulla sinistra, il binario preferito del Sursum, rientra, mette il piede sordello e la palla termina in laterale per il Sursum. Ancora il numero 2, ancora prova a entrare in aria, sportellata, questa volta non c'è da dire nulla, bisogna stare muti, perché qui bravo il numero 11 del Sursum sulla sinistra per falla, prova a lanciarsi e scatta il giallo, giusto, questa volta è tutto giusto, l'arbitro l'ha visto bene. Punizione quindi, siamo adesso al minuto 26, 1-1, parte Federico Messa, munito l'amico del Sursum, la palla arriva in area di rigore, vediamo un po'. Porco boia, la palla non fermata dal portiere, falla era lì, ma non ha colpito. Apertura sulla destra, va di nuovo Nezza ricontinua, la palla però conquistata dal Sursum. Apertura sempre sul numero 9, Sordello va a coprire, la palla recuperata da Messa, ancora da ancora l'apertura sul 10 va avanti centralmente, attenzione, bravo, va a chiudere il nostro giocatore, penso Camarà, lancio lungo, tuffa un, l'arbitro fischia per... Fuori gioco di Paun, quindi fa arretrare un po' il direttore di gara questa battuta, ricordiamo 30 aprile 2023, ultima gara del mese, come dico, sembra novembre, porco boy, veramente sembra il nome della temperatura. Ancora Nezza tocca la palla liberata da Messa, come capita, via, oltre il centrocampo, si buttano entrambi, Bamba e Paun, la palla ancora in zona interessante, ancora Paun, chiama la palla Tajani, non gli arriva, ancora Bamba, ancora Paun, si lanciano entrambi, corco boy, ancora Bamba, apre, su Nezza, tiro, attenzione, un altro pallone a casa vostra, ragazzi miei, chiudete le finestre che oggi sono problemi. Messo dal fondo campo dell'amico del portiere del Sursum,
1-1, 29esimo, un'altra bella azione del Rebodengo, ancora Tajani sulla sinistra, prova a lanciare Bamba, apertura ancora su, attenzione il numero 8, Faruku, arca boia, esce bene il portiere, recupera la palla. Diciamo che agli amici del Sursum un pareggio andrebbe bene, mentre al Rebodengo no. Ancora la palla sulla sinistra, va il numero 2, bravo Nezza, ancora la palla su Aguda, apertura sulla sinistra ma interviene bene il difensore, ancora la palla recuperata dal numero 9, da Camara prova a lanciare Nezza, ma è bravo il difensore a chiudere ancora qua su questa fascia. Sordello libera su Bamba, ancora Nezza, ancora la palla recuperata dalla la palla sul numero 2, apertura sulla sinistra sempre, chiude bene Matteo Sordello e la palla termina qualche protesta, potete sentire l'arbitro reputa la palla per i neri del Sursum, ancora la palla sulla sinistra, la palla esce e questa volta il fallo, la rimessa è per il Rebodengo. Camara recupera una palla, la perde, la riconquista, la perde, arriva Aguda, apertura sul numero 8 Faruku, qualche protesta. Ancora la palla qua sulla sinistra, libera il numero 4 che prova a cambiare gioco, falla, questa volta copre, vediamo un po', copre. Trentatreesimo, sempre 1-1. Fuori gioco, dice il direttore di gara, quindi si partirà da una punizione. Ricordiamo i nostri social che sono Facebook e Instagram, basta scrivere Rebodengo prima squadra, troverete di tutto ragazzi miei, andate pure tranquillità, mattina e sera, pomeriggio e notte, anche in vacanza non lasciate i nostri social che anche in vacanza troverete qualcosa di interessante. Anche il primo maggio. Ma anche, bravo, domani è il primo maggio, è festa dei lavoratori, sono quei lavoratori che fanno i social e quindi festeggiamo il social, olè, la palla esce. Prendi la palla qua, con i nostri social andate pure questo weekend. E quindi mi raccomando anche domani con la famiglia, ci sono tutti i link delle gare passate, ancora la palla recuperata dai Sursum, va Bamba, stoppa bene, la apre su Aguda su Tajani prova a lanciare fallo, ci riesce, bravo il difensore, bravo ad arpionare questa palla che forse era un po' corta oppure un po' lenta, fate voi. Sordello tocca, tutti sono timidi, nessuno la voleva prendere, ancora Bamba puntalo, orco boia Bamba, bravo ancora Bamba, ancora Nezza, ancora la palla su Paun sulla, parte un cross, non c'è nessuno, la palla esce, fallo. Punizione per il fallo sul numero 8 Faruku. Punizione, va Federico Messa che guadagna qualche metro, l'arbitro fa recuperare. Vediamo. Parte Federico Messa, la palla arriva in area di rigore, mamma mia, era diretta su fallo questa palla, fallo del giocatore del Rebodengo. Punizione, va il Sursum, eccola l'apertura sulla sinistra, terreno umido e la palla esce, ancora Nezza che lancia su Bamba prova ad andare, la palla termina in laterale ancora per il Rebodengo, va Nezza col numero 2. Sì, potrebbe iniziare già a piovere, sì, perché si sente qualche gocciolina. Paun
recupera la palla ancora il Susso, va sulla destra, ma fallo c'è, recupera, dalla palla a Tajani, prova a partire, fallo del numero 4, ma l'arbitro dice di far continuare, va bene, ma insomma, qualche dubbio. Laterale, qualche dubbio su questa non fischiata. Ancora la palla su Faruku, Faruku prova a lanciare Bamba, ma niente, ancora la palla su centrocampo. L'arbitro non fischia, ancora Camara che va a chiudere, falla, perde la palla, falla, la palla recuperata ancora da Camara, lancia Tajani, apre bene sul numero 8, su Faruku, apre malissimo. 38esimo, laterale per il Sursum, la palla arriva in area di rigore. Urco Boia, si era preparato bene il capitano del Sursum, per fortuna la palla è stata poi rimpallata dalla difesa, ancora il numero 2, bravo il numero 8 a prepararsi bene, l'autore del pareggio. Ancora a centrocampo, la recuperata alla sinistra, va Tajani. Punizione, quindi è ammonito l'amico del Sursum, si è ripreso Tajani per fortuna. Adesso va Massimiliano Barbieri al rinvio. La palla però esce abbondante, è una punizione che non ha avuto esito. Messa da fondo campo del Sursum, Tajani prova a passarla su Paun, poca potenza, ancora Tajani che copre, guadagna un laterale, ancora Guda, apre dietro per Messa, lancio lungo, ferma il capitano che lancia, bravo Messa di nuovo, ancora recupera la palla Tajani, sempre sulla fascia sinistra, e un altro fallo, non riesce a partire, l'arbitro era ben messo, fischio. Punizione di nuovo Federico Messa, vediamo un pochettino come si svolge questa punizione, siamo al 40esimo che sta per finire adesso. 1-1 parziali questo bel primo tempo, parte Federico Messa, la palla arriva in area di rigore, è troppo lunga. Matte. Mamma mia, un'altra bel contropiede degli amici del Sursum, i rimpalli e qualche un po' di fortuna ci ha salvato, ancora la palla su Tajani, Paun, ancora la palla sulla destra, attenzione, l'arbitro fa continuare, ancora il numero 8 Faruku, eccolo, Nezza, Tajani, urco boia, ma non qui ti mordono. Fallo su Paun, l'arbitro ha fatto continuare, ancora Nezza, la palla su, vediamo un po', penso che sia Faruku, no, anzi era Camara, rinvio di Barbieri a centrocampo, va ancora Guda, 2-1 fallo. 42esimo, punizione, ancora Federico Messa, tutti avanti. Bravo Claudio, ancora la palla qua sulla destra, palla su Faruku con numero 8, ancora Nezza, ancora la palla su Camara. Niente da fare, si prosegue questo cambio campo, ancora Messa, apre su Aguda, prova a partire la palla. Fallo di Tajani, un gioco pericoloso, gamba troppo alta, così ha detto il direttore di gara. Si ferma un altro giocatore del Rebaudengo, perfetto, Aguda, mi dicono dal VAR. E mi dicono che si prepara un altro cambio, in effetti sì. Secondo uscita per problemi fisici, quindi dopo Ibra entra adesso il numero 16, Lambaye Usman, il capitano della Juniores. Parte la punizione, libera il numero 7, è entrato quindi Lam e Paun per 2, l'arbitro fischia,
palla difficile. Palla difficile, esce, giusto. Palla riguardata dalla... ancora Lama, Tajani prova a lanciare su Bamba, Bamba palleggio, un folletto, ancora la palla su Tajani sulla fascia sinistra, ancora Tajani dà un'occhiata in giro e apre su Lama, Bamba, coboia, mette il piede ancora Lama, recupera la palla, penso Camara con sì, apertura su Messa, 45-03, siamo nella fase di recupero. Recupera la palla Faruku per parte Tajani sulla fascia, tiro cross, la palla esce. Fall, mamma mia, la palla liberata, Tajani stoppa ma non controlla, la palla ancora sulla fascia destra. Fall, mette il piede, la palla termina in laterale, 3 di recupero, quindi giocherà ancora per circa 60, per 120 secondi, ancora la palla in area di rigore, attenzione, mamma mia che rischio, ancora la palla termina in laterale. Neza prova a mettere il corpo ancora a Faruku, recupera la palla Lam, bravo. Camara lancia Tajani sulla fascia, troppo lungo. Parziale di questo primo tempo 1-1, una bella gara sentitissima da entrambe le squadre. Perde la palla il Rebaudengo, vediamo un po' se l'amico riesce a recuperare la palla. Sì, bravo numero 10, secondo me un buon primo tempo. L'arbitro fischia, tutti a casa, anzi no, tutti negli spogliatoi. Bentornati da Marco, buongiorno a tutti, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte per chi guarda questa gara in qualsiasi orario. So che abbiamo tantissima gente che guarda questa partita e quelle vecchie. Siamo tornati in campo questo bellissimo 30 aprile 2023, temperatura ideale per giocare a calcio. Non fa freddo, non fa caldo, non c'è trucco e non ci inganno. Ecco ancora uno sguardo ai fantastici tifosi del Rebaudengo, che ce n'è uno che fuma, aiaiaia che brutta inquadratura che ho fatto, bravo bravo, abbiamo anche il nostro amico Ivan Casabianca che salutiamo con affetto. Allora, primo tempo 1-1 per beh, 1-1 per nessuno, per entrambi allora, giusto? Primo tempo 1-1 per entrambi, quindi una bella gara, un predominio a metà. Prima il Rebaudengo, poi è uscito bene alla distanza gli amici del Sursum, corda nero, pantaloncino nero con qualche brevissimo colore verde, brevissimo, brevissimo, non sapevo cosa dire come aggettivo, come, quale aggettivo ci sarebbe? Con inserti verdi, con piccoli inserti verdi. Allora, primo tempo 1-1, quindi siamo ripartiti da ben 2 minuti, quindi mettiamoci comodi come sempre, non fumiamo, mettiamo il soldino e partiamo per questo fantastico secondo tempo, penultima gara del campionato. Entrambe le squadre sono in posizione difficile del campionato e quindi si cerca di fare punti. È meglio messo il Sursum, che allora un pareggio andrebbe bene. Mentre la squadra di mister Massimo Masinari punta al risultato completo. Apertura sulla destra per Nezza. Nezza prova a lanciarsi, ma il numero 5 c'è e libera. Che sfiga che abbiamo, la palla balza su Nezza. Poi sono vicino. Quindi il primo gol di Paun e il pareggio qualche istante dopo su rigore del numero 8, rigore netto, quindi il numero 8 ha tirato la palla sul palo, poi forse sulla schiena di Barbieri e la palla è entrata, quindi massimo della sfiga. Punizione per i amici del Sursum, ricordo che siamo in via Gottardo 10, quindi bellissimo impianto in erba sintetica, campi da padel, campo da tennis, campo a 8, potete passare, informarvi un attimino, la palla ancora sulla destra, chiama la palla Tajani ma non viene servito, ancora la palla lì, niente, si libera. Federico Messa, capitano, apre sulla sinistra, ma è bravo il numero 3 a contrastare Tajani, numero 3, 3 contro 3, ancora Camara, Tajani, parte un cross deviato,
e la palla termina in laterale. Falla alla... si è aperto anche il gazebo perché... Bravo Fede! La palla adesso ancora a centrocampo, prova a mettere il piede Camara, recupera la palla Lam, ancora Lam che combatte, perde la palla sulla laterale, la palla esce, palla al Rebaudengo bianco di mister Massimo Masinari, salutiamo ancora la panchina del Rebaudengo, Masinari eccolo qua sulla sinistra, la panchina, e salutiamo ancora la panchina del Sursum, vediamo un po' se riusciamo a inquadrarla senza cadere, eccola qua con i dirigenti ragazzi, e la palla termina in laterale, ecco qua salutiamo ancora la panchina, tutta la società e i tifosi del Sursum e naturalmente i tifosi che non tifano né Rebaudengo né Sursum, ma come dico sempre vogliono divertirsi in questo grande calcio, io definisco solo calcio, quindi non è una battaglia, attenzione, controlla male il numero 7 e si porta la palla fuori, quindi una gara di calcio e poi è chiaro che poi alla fine ci sarà il risultato finale che porterà dei commenti diversi da questi, però ci sta, questo è il calcio, alla fine c'è chi vince, c'è chi perde, c'è chi pareggia. Ancora la palla recuperata da Barbieri sul suo rinvio, va Barbieri col suo completo arancione, Bamba mette il corpo, anche Paun mette il corpo, la lanciata Tajani ci riesce, Tajani si lancia sulla sinistra, vediamo un po' se riesce a far partire qualche cross, bravo Andre, dai. Guadagna il laterale, battuto troppo velocemente, libera il capitano, ancora la palla su Lam, su Camara, prova a aprire sulla destra per Nezza, niente, ancora la palla su Lam, su Faruku, Faruku, ecco boia, la palla ancora recuperata qua, meno male che c'è Falla che recupera, controlla, mamma mia. Tajani, un altro giallo, bravo il direttore di gara, l'ha visto bene, fallo sul numero 4. Ha ammonito il numero 4 del Sursum per questo fallo, adesso va Barbieri sul secondo palo, tocca a Falla, Paun, Bamba libera la difesa del Sursum, Fede copre la palla, però mamma mia, ancora la palla lì, Sordello mette il corpo, fallo, punizione per il fallo del Rebaudengo, 3 in barriera, siamo adesso al minuto 9, 1-1, si prepara il numero 11, la palla esce, per fortuna, posizione interessante. Dov'è? Decimo minuto, punizione, ben 30 aprile 2023, ragazzi domani 1 maggio si gira il calendario, ultima gara col botto, gara della domenica col botto, bellissima, importantissima, levissima, ancora Bamba prova sulla destra, ancora un rinvio, come capita, la palla ancora sulla sinistra, ancora Lam, va Barbieri, agguanta la palla e prova a lanciare, no, non lancia. Falla, apertura sulla sinistra per Tajani, ancora la palla su Falla, apertura sulla destra per Nezza, sovrastato dal difensore, ancora Bamba prova a inventare qualche cosa, ancora la palla lì, Faruku per Bamba prova a partire sul binario di destra ma viene ben tamponato e fallo del Rebaudengo, laterale per il Sursum, ancora Sordello in calcio d'angolo, 12esimo, 1-1, 4-4, calcio d'angolo dalla sinistra, va un destro, quindi la palla sarà a rientrare,
parte il calcio d'angolo ben battuto sul secondo palo, orco boia, la palla esce. Bamba non colpisce, la palla su Camarà, l'arbitro fa continuare, libera il numero 7, ancora Sordello che va a chiudere. In laterale, ancora a terra Faruku. Laterale per il Sursum, ancora spizzica il capitano, la palla arriva al limite, bello il tiro dell'11, tiro ancora, ferma messa e libera. Ancora la palla liberata dal Rebaudengo, bravo il e fallo del numero... il numero 3 del Sursum, ma è stata bella la preparazione del tiro del numero 11, bello. È stoppato forse da qualche schiena, ancora Federico Messa. La palla adesso sembra finita per terra, sì, non ancora fallo, no, si prosegue, la palla su Bamba, prova a partire sul binario di destra, apre per ancora Paun. Per la messa ancora su Falla su Lam, laterale ha battuto la punizione, attenzione in area di gol, il numero 11 solo, la palla termina a fondo campo, dobbiamo solo verificare chi è stato ammonito, se è Nezza o il mister, vediamo un attimino, poi più tardi vi faremo sapere, magari vi telefoniamo a casa, se siete interessati. La palla ancora sulla destra, copre bene Faruku, la palla su Nezza. Sedicesimo, 1-1, bellissima gara, intensissima, importantissima. Ancora recupera la palla, fallo giusto. L'arbitro non fischia, strano. Questa volta ho visto un fallo per i verdi, i nero verdi, anche tu, anche il VAR ha visto il fallo. Laterale per il Rebaudengo. Ma ha giocato dall'inizio? No, 15 minuti. Secondo me c'era il fallo del numero 3, l'arbitro fa continuare. Porco boia, rimpalli. Vabbè, gli parte ancora sulla sinistra il numero 10 del Sursum. Attenzione! Entra bene! Tiro grande, grande, grande Barbieri che non cade, quindi il portiere recupera bene, lancia ancora Tajani qua sulla fascia sinistra, apre su Paun, chiude bene il difensore numero 6. Camarà, apertura sulla destra, è sbagliata. Recupera però ancora Faruku, la palla forse non era uscita, la recupera ancora il Sursum sulla fascia sinistra. Attenzione che hanno un contropiede micidiale gli amici del Sursum. Federico Messa, cose spezzate, lancio su Paun, mamma mia che bello il crawl, tiro, la palla però non ha effetto. La palla ancora tra le braccia della portiere del Sursum, libera, va Fall Lam, libera la palla ancora qua sulla fascia, fascia destra, il capitano, c'è il fallo di Camarà, ma non è che, ed esce il capitano forse, vedo che toglie la fascia e quindi saluto con affetto il capitano numero 8 del Sursum che esce. Wow, e lascia la fascia alla, forse sul numero 5, perché abbiamo dei dubbi come 5 6 è quella pianta, eccolo qua il 5. Punizione e cambio, quindi è uscito al minuto 20 il capitano, salutiamo ancora il capitano e tutta la società Sursum, ancora il numero 3 apre sulla centralmente, Tajani va a chiudere, apre per Bamba, Bamba dagliela adesso, no? Bamba ancora su Tajani, prova a centrarsi, la palla ancora su Camarà, Lam apertura su, penso a Faruku a questo punto, Camarà Fall sulla sinistra, dai vai con Tajani, ancora Fall, chiude bene il difensore, orco boia, ancora Tajani, apertura su Paun, parte un cross,
sul secondo palo, arriva Nezza, Nezza, parte un altro cross deviato alla palla a fondo campo. Tajani, apertura su Bamba, ancora Tajani, no, ancora Tajani, apertura sulla destra, attenzione, cross, Paun, tiro, parato, Tajani, no! Difesa, il difensore para la palla, mamma mia. Dai, 22esimo, doppia opportunità, mamma che sfiga, fatemelo dire, ancora il Rebaudengo, cross, Lam, mamma mia ragazzi, il tiro a botta sicuro di Paun, parato, arriva Tajani, deviato, mamma mia che sfortuna, 22esimo era quel minuto lì. Va bene, dai. Sull'angolo. Parte il cross, Paun in fuorigioco, secondo me l'arbitro fa continuare, ma recupera ancora Paun in laterale il Sursum. Chiama la palla Lam. Fallo. Punizione per il fallo su. Dai, di testa. Sul Rebaudengo, va adesso Federico Messa. Parte il traversone sul secondo palo e il difensore angolo. Calcio d'angolo dalla sinistra, va Tajani, lo immaginiamo col suo sinistro a uscire, no, dicono dal VAR. Parte il calcio d'angolo sul secondo palo, porco boia, tiro fuori, palla ancora liberata in qualche modo da Nezza. Allora abbiamo scoperto che poi l'ha munito è Nezza, non il mister, ma Nezza per proteste, quindi secondo munito per proteste. Fai dietro, fai! E va! Area di rigore numero 7, prova a tiro, deviato in calcio d'angolo da Messa. Calcio d'angolo dalla sinistra, va a un destro. Battuto il calcio d'angolo, attenzione, falla! Colpisce, poi si gira, come dire, dove è finito il pallone? Libera il Rebaudengo in laterale. Laterale per il Sursum, siamo adesso al minuto 27. 1-1 sempre, attenzione, chiama la palla Massimiliano Barbieri, recupera la palla. Sono le ore 16:30, le campane qua della zona ci avvisano che tantissima gente, testate giornalistiche, televisioni per questa gara, ancora falla, libera, ancora la palla su Sordello che libera ma non completamente, ancora la palla lì, resta lì, ancora lì, apertura, la palla adesso su Faruku, fallo. Punizione, va adesso Massimiliano Barbieri. Lancio lungo. Stop di collo più che altro del difensore. Tajani si accontenta del laterale il Rebaudengo. Ancora Tajani, vediamo un pochettino. Serve dietro Camara. Camara dietro per fallo. Fallo su fallo, è bella questa qua, fallo su fallo. Punizione 29esimo, Federico Messa alla punizione, mettete in giro, vediamo un po' cosa fa, cosa si organizza. Venga, qua dico cazzo, qua! Ricordiamo la formazione al momento, numero 1 Barbieri, numero 2 Nezza, numero 3 Tajani, numero 4 Fallo, numero 5 Messa, numero 6 Sordello, numero 7 è uscito. Numero 8 Faruku, numero 9 Camara, numero 10. Mamma mia, che grande rischio, mamma mia. Numero 10 Bamba, numero 11 è uscito, al posto dell'uscito numero 7 è entrato. Sì, bella! Dai, angolo, dai! A posto numero 7 è entrato Lam e a posto di Ibra è entrato Paun. Calcio d'angolo dalla sinistra, minuto 30, di nuovo Tajani col suo sinistro, a uscire questa volta,
battuto, bello, 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 porco boia. Bravo, bello stop di Camara. Fallo. Punizione, quindi ha munito il numero 10 del... Ha munito il numero 10 del... Sursum. Barriera vicinissima, secondo me, questa qua. E a tre metri! A distanza! Porco boia, ben battuta questa punizione, nessuno che interviene, ancora Nezza che... non la prende. Tre ragazzi si stanno scaldando del Rebaudengo, si sta scaldando e preparando anche un amico del Sursum. Tira. Cambio. Minuto 32, esce Sordello che è in diffida, quindi il mister ha detto meglio risparmiarlo e mettere una punta. Piras a destra. Piras a destra, mi dicono dal VAR. E quindi è uscito Sordello, adesso si sta scaldando anche. Ma è entrato anche Piras? Sì. Al posto di chi? Al posto di Sordello. E là è... Ah, sì, ah, non è. No, no, cambio Ah, Piras per Sordello, sì, quindi minuto 32. Bravo, sì. Riparte il contropiede del Sursum, attenzione. Apertura, messa, bravo, Fede. Bravo Fede. Apertura sempre sulla destra. Porca boia questi. Bianca. Quindi terzo cambio, uscito Sordello che era in diffida, quindi il mister ha detto meglio preservarlo. Ed è entrato Piras che si è messo a destra, quindi una difesa a 3 possiamo dire, o a 5. Una difesa a 3 o a 5 secondo te? Cristian. A tre. A destra Piras, a sinistra Nezza, Fall e centrale Fall. Messa, ancora Messa, ancora la palla liberata, ancora l'altissimo difensore Bamba, Paun prova a lanciare Tajani sulla fascia, controlliamosi, Bamba, Tajani, parte il cross, il capitano libera. Non c'era nessuno in centro aria, ancora Camara, ancora Camara. Apertura dietro per Falla. Apertura sulla Piras, ancora Faruku. Urco boia, è la palla recuperata dalla Sursum. Ancora Federico Messa. Mamma che rischio. Nezza. Lam. Piras. Paun, bravo Paun, ancora Piras, è troppo lunga. Libera ancora il capitano del Sursum, ancora la palla recuperata dalla Nezza sulla destra, Piras in laterale, il Sursum. 35esimo, 10 al termine, si scaldano tantissimi ragazzi, sia da una parte che dall'altra, ancora il Sursum, attenzione. Bravo, abbiamo rischiato prima di prendere un gol in contropiede, ma è stato bravo Sordello che poi è uscito. Ancora Tajani, lancio su Paun, ancora Bamba, orco boia, lancio lungo fuori gioco, ancora Piras, ancora Bamba, fallo su Bamba, bravo il direttore di gara, ha visto bene. Apertura sulla destra, Urco, boia, Faruku perde la palla, la riconquista, la lancia, ma era fermo il numero 14. Con la palla conquistata Camara. Niente. Mettere nel piede Paun, lancio via il difensore del... La palla non esce. Copre. Messa. Minuto 39, è uscito Faruku, è entrato Gigio Greco. Per questi ultimi minuti, apertura sulla sinistra, ancora Gigio Greco, Paun, Piras, forze fresche in attacco, ancora Tajani, prova il tiro, ma è uno, come dico io, uno scorreggio, ancora Falla, ancora Lam, Piras, apertura sulla destra per Nezza.
Piras strattonato, ancora Bamba. Bamba, Lam, Tajani, troppo forte. 41esimo. Messa. Lam prova a lanciare Tajani. Uno contro uno. Porca boia, niente. Andrea. Ancora la palla su Tajani. Mani, ehi! Mani! Giallo, giallo! Punizione 42esimo, va forse Bamba, sì? Vediamo un pochettino cosa inventa il destro di Bamba. Se prova il tiro. Ah. Camarà, parte un cross. Libera la difesa, ancora Nezza, attenzione, Lam. Fallo, ehi, fallo! Fallo su Lam. Fallo su Lam, va a battere Barbieri, 42-42. Copri. Bamba la tiene, apertura sulla destra per Nezza o Piras. Nezza apre per Fall, ancora Nezza, lascia per Faruku, no, per Camara, chiedo scusa. Tajani, dai Andre, ancora Tajani, prendi qualcosa. Rausi. Sto buono? Questa l'ha fatta male. Greco. Allo! Tutto buono, dice il territorio di gara, la palla termina in laterale, va alla rimessa Piras, si rialza Greco. Non so come non è scappato. 44-15, stiamo attendendo il recupero. Ancora un attimo, l'arbitro voleva vedere bene. Anche l'arbitro non vuole perdersi neanche un minuto di questa gara. Batte Piras su Camarà, parte un cross. Mani! Qualche protesta per un fallo di mano da rivedere poi al VAR. Ancora Tajani, 44-50. Lam, Tajani, parte il cross. Prova il numero 10, ancora Fall, fallo su Fall. Ancora la palla su Tajani. Apertura centrale su Paun. Paun. Piras. No, perché? Porco boia, ancora Camarà. Camarà torna indietro, segue la palla messa, 45-40, lancio lungo. Tajani, cross. Si prepara. Bamba. Apertura su Piras. Parte un tiro cross. Che bello, il tiro esce fuori. Ammonito Messa per quel fallo che forse si sarà visto oppure no, non lo so. Comunque punizione, va al numero 14, abbiamo detto appunto. Libera, attenzione, Tajani, la palla su Piras, libera. Diversi ammoniti nel periodo non collegato per proteste, è stato ammonito Paun, Greco, sì, Greco. Ancora la palla qua sulla fascia destra. Sta uscendo la palla, esce. 48-50, siamo nel recupero, l'arbitro ha dato 3 minuti di recupero, ma non so da quando, quindi dopo, sì, un minuto, dopo un minuto, quindi secondo me mancano un minuto. Poco. Fallo sul numero 3, giusto?
Punizione quindi, minuto 49-29, vediamo un po' quanto la farà ancora proseguire questa gara. 1-1 il parziale. 30 aprile 2023, stiamo finendo il mese. Punizione, l'arbitro fischia, va al numero 14, tutti avanti. Bamba mette il corpo, parte sul piano di sinistra. Tajani, l'arbitro fa continuare. Paun copre. Paun entra in aria. L'arbitro ancora protesta, secondo me non c'era il fallo qua. E l'arbitro fischia e finisce la gara.